Ci aspetta Lisbona, Papa Francesco. Forse non tutti riusciremo ad andarci. Io sono uno di quelli che purtroppo questa volta non ci andrà. Però sono certo che quei giorni saremo lì, con il cuore, con la preghiera. E l'effetto della Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona si diffonderà in tutto il mondo e in tutte le comunità ecclesiali, in tutte le comunità credenti, perché è uno di quegli eventi che ha una risonanza eccezionale. Intanto perché coinvolge migliaia di persone, secondo perché c'è Papa Francesco e tutti i vescovi presenti, terzo perché ci sono loro, i giovani, sono tantissimi e sono capaci di creare chiasso, come amava dire Papa Giovanni Paolo II, però un chiasso che crea vita, portano quel disordine che permette una vita nuova, così come Papa Francesco ha detto proprio qualche giorno fa a noi referenti diocesani per il sinodo riuniti a Roma insieme con i vescovi, ha detto proprio questo, no? Il disordine è segno di vita, soprattutto quando il disordine significa la capacità di accogliere il nuovo che viene dall'altro e che ti chiede obbligatoriamente di ricollocare le priorità della tua vita. Ecco, i giovani sono questo. Allora è bello vivere, e vivere sia partecipando che accompagnando con la preghiera i giovani, è bella vivere questa GMG proprio dentro il grande cammino sinodale della Chiesa. Sono già diversi anni, due, che abbiamo iniziato questo cammino a livello universale. Come Chiesa italiana stiamo facendo lo stesso cammino, diverse diocesi in Italia stanno vivendo dei sinodi a livello diocesano. Ma cosa vuol dire tutto questo? Proprio quest'anno con la GMG. Innanzitutto una memoria grata, perché a Papa Francesco è venuto in mente, è maturato nel cuore il desiderio di vivere l'esperienza della sinodalità diffusa all'interno della Chiesa universale proprio dopo l'esperienza del sinodo dedicato ai giovani nel 2018. Mentre viveva l'assise sinodale nell'ottobre del 2018 con la presenza di diversi giovani e dopo averne ascoltati tantissimi in quell'anno nell'esperienza presinodale vissuta a Roma con 350 giovani provenienti da tutto il mondo, con l'ascolto fatto online di giovani davvero da ogni parte del mondo, dopo quell'ascolto fecondo Papa Francesco è giunto alla determinazione che era urgente che tutta la comunità ecclesiale facesse suo, o meglio rifacesse suo, lo stile della sinodalità. Ecco perché arriva ad affermare che quello che Dio si aspetta dalla sua Chiesa nel terzo millennio è la sinodalità. Ovviamente ha detto nel terzo millennio, vuol dire che non abbiamo fretta di raggiungere questi obiettivi, abbiamo tutto il terzo millennio, però è fondamentale che facciamo una scelta prioritaria dello stile sinodale. Allora la GMG di Lisbona ci ricorda che proprio la voce dei giovani ha suggerito all'intera comunità l'importanza di creare uno stile sinodale, uno stile nel quale si ascoltano tutti, ma ancor di più, ci ha detto Papa Francesco, nel quale ci preoccupiamo di dare la parola a tutti. È un passaggio importante, non si tratta solo di essere disposti ad ascoltare chiunque abbia voglia di prendere parola, ma far sì che nelle nostre comunità tutti, ciascuno possa prendere parola. Per far questo bisogna creare un clima davvero di ascolto, un clima di tenerezza, di accoglienza, un clima di attenzione, dove ad essere ascoltate non devono essere soltanto le parole, ma anche i gesti. Anche le cose non dette vanno ascoltate, soprattutto, dice Papa Francesco, sapendo che questa è un'esperienza spirituale, perché lo spirito parla attraverso il cuore di ciascuno, attraverso quello che il sinodo definisce il sensus fidei, no? Quel senso che tutti, quell'intuito, quel fiuto, ama commentare Papa Francesco, che tutti abbiamo, che poi diventa... permette un discernimento comunitario, allora diventa il sensus fidelium, cioè della comunità.
fino a diventare una scelta programmata, una scelta strategica, e allora abbiamo il consensus fidelium. Ecco il percorso che Papa Francesco disegna in questo ascolto che il Sinodo chiede per tutti, e in modo particolare dei giovani, perché i giovani interpellano la comunità ecclesiale innanzitutto su un aspetto importante, sulla capacità di essere la casa di tutti, la comunità di tutti. I giovani mettono alla prova la nostra capacità di accoglierli, perché hanno uno stile diverso, perché portano la novità per antonomasia, sono i giovani, quindi portano la freschezza, portano il bisogno di errare, di conoscere, di fare qualcosa di nuovo, di andare oltre quello che gli viene consegnato. Ma i giovani hanno anche la capacità di farci interrogare su un altro aspetto importante come Chiesa sinodale: non solo quanto siamo capaci di accogliere, ma quanto siamo capaci di farci accogliere. È la grande sfida della Chiesa di oggi: imparare ad essere ospite di tutte quelle situazioni umane, sociali, politiche, dove dobbiamo essere presenti, dobbiamo dare il nostro contributo, ma con l'umiltà di chi sa che sta dando un contributo, non con la pretesa di essere sempre risolutivi o di costringere gli altri a fare le nostre scelte o le scelte col nostro stile. Ecco, una presenza che diventa davvero lievito, che diventa sale. I giovani ci aiutano, terzo passaggio, a comprendere meglio questo nostro tempo, perché hanno quel fiuto che è tipico della giovinezza. Si accorgono del vento nuovo che tira, delle tendenze, di ciò che in questo momento nella storia sta maturando. Loro lo colgono prima di noi, anche se hanno bisogno di noi, adulti, comunità tutta, per interpretarli, leggerli nella maniera giusta. E infine, credo che i giovani possano aiutarci a riscaldare, risvegliare, riscoprire in noi l'atteggiamento giusto dinanzi al Vangelo, che è proprio quello della giovinezza. Gesù spesso dice ai suoi interlocutori nel Vangelo: se non diventerete come bambini. Ma il termine greco che viene usato, neon, significa anche a giovani. Cioè coloro che non hanno la pretesa di sapere tutto, ma che di fronte a un invito lasciano stare il resto e si avventurano. Ecco, abbiamo bisogno di riscoprire, grazie ai giovani presenti nelle nostre comunità e anche a quanti per un motivo o per l'altro si affacciano nelle nostre comunità, abbiamo bisogno di riscoprire la giovinezza del cuore, che è la postura che il Vangelo chiederà sempre ai credenti di ogni tempo, qualsiasi fosse, qualsiasi sia la loro età. Allora che questa GMG di Lisbona abbia la possibilità di risvegliare nel cuore di tutti noi la gioia di seguire il Vangelo, quella gioia che, dice Papa Francesco, diventa sana follia, la follia che tante volte proprio i giovani vivono meglio di noi.